Vai. Ciao ragazzi, eccoci, siamo in diretta streaming su mymovies.it e siamo tutti molto emozionati perché questa sera è la prima serata, l'inaugurazione di un nuovo progetto che si chiama Io Resto in Sala, preceduto dall'hashtag naturalmente di Io Resto in Sala, che raggruppa più di 70 cinema fisici, proprio delle sale cinematografiche disseminate in tutto il territorio italiano, quindi da nord a sud, dal Piemonte fino alla Sardegna, dal Friuli fino alla Sicilia. 71 sono in questo momento i cinema piccoli e grandi e molti siete voi spettatori che vi siete collegati, ognuno scegliendo prima di tutto il proprio cinema del cuore. Quindi questa sera abbiamo scelto un film molto importante, un film che ci ha portato riconoscimenti internazionali e ha riportato alla ribalta il cinema d'autore nazionale. E abbiamo qui a commentarlo, di introdurlo in questa che vuole essere appunto una introduzione dinamica, il più possibile anche simpatica, perché insomma, per quanto il mezzo tecnologico ce lo possa permettere, abbiamo qui il critico italiano e quindi vorrei presentarlo come il Mereghetti, quindi voglio salutare prima di tutto Paolo che sta a Milano, mentre noi siamo a Udine, e poi introduciamo gli ospiti. Paolo. Buonasera a tutti, buonasera, Benissimo, sono qua a benissimo. Milano, primo Zoom della mia vita, andiamo avanti. Ci sono tanti esordi, quindi questa sera. Esatto. Arriviamo al dunque. Ci sono due registi, due attori, due fratelli, due gemelli, per cui vorrei prima di tutto chiedere ai fratelli di Innocenzo che si presentino loro stessi, perché scusate, ho sempre avuto il problema di riconoscere chi è l'uno e chi è l'altro. Quindi ne approfitto di questa occasione per chiedervi chi è Damiano e chi è Fabio. Damiano è quello con la luce un po' alla Pettoruscolaro, no? È una lampada che mi illumina il mio volto terribilmente come fatto, mentre quello più carino è Fabio. Grazie, allora, vi abbiamo sempre visti insieme sul tappeto rosso a Berlino. Berlino è diventata un po' la vostra casa. Favolacce ha vinto un premio importantissimo, l'Orso d'Argento per la migliore sceneggiatura. Volevo chiedervi innanzitutto come avete scelto, ma poi lascio la parola naturalmente a Paolo Mereghetti, come avete scelto di girare un film in questo specifico luogo italiano, che è appunto la provincia laziale. E perché, e dopo mi spiegherete, perché avete scelto, perché stiamo parlando di una favola, quindi ogni favola che si rispetti ha un narratore, perché avete scelto di far narrare con una voce d'adulto, in realtà un bambino. Belle domande, belle domande. Guarda, noi abbiamo scelto di ambientare questa storia in provincia perché volevamo in qualche modo eludere la possibilità dello spettatore di chiamarsi fuori dal racconto dicendo appunto questa è una storia di periferia e io me ne lavo le mani perché non mi appartiene. Quindi andando verso la provincia, andando verso gli insospettabili, in qualche modo è più complicato fare questa quadra per dimensione, no? Nel film spesso capita che i personaggi cercano di nascondersi alcune cose e non volevamo che gli spettatori avessero la stessa opportunità. Quindi abbiamo messo questa storia in un luogo appunto in cui tutto teoricamente regna in un'ordinaria perfezione e poi questa perfezione iniziamo a intravedere alcuni spirali che ci fanno pensare, ci fanno riflettere e poi insomma c'è il film. Certo, Però sulla voce. non hai risposto sul narratore. Beh, come giustamente detto, ogni voce, cioè ogni favola va narrata. E noi siamo partiti proprio da questo archetipo di un uomo che prende il coraggio e davanti al fuoco inizia a raccontare una storia, no? E altrimenti probabilmente nessuno di noi sarebbe qui se uno un giorno non avesse avuto il coraggio di raccontare la prima storia. Noi abbiamo avuto questa intuizione di Max Topra, felice o no, non lo so, nel senso, lo dirà poi il pubblico, tramite un suo messaggio che ci mandò su WhatsApp, sulla terra dell'abbastanza. Lui ci mandò un messaggio su WhatsApp, noi lo sentimmo e c'è questa voce così gentile, così quieta, così anche un po' stanca, ma mai frustrata. Ecco, se è priva di malizia, diciamo, guardate, detto, ma noi il narratore ce l'abbiamo, è Max Topra. Allora, il messaggio dopo non è una risposta a quello che aveva scritto. Cioè, ci aveva detto, beh sì, ma potete fare pure il ruolo in questo secondo film? E quindi è nata così.
anche un po' per caso, però quella sua voce così vulnerabile io la trovo veramente speciale. E lo è, infatti. Paolo Meneghetti, dunque, i fratelli d'Innocenzo sono un po' appunto riconosciuti come il futuro del cinema d'autore italiano. Vorrei che facessi tu adesso il punto della situazione, visto che loro intanto hanno incassato molti, molti premi e riconoscimenti. È sempre un po' difficile, come dire, scommettere sul futuro, questi saranno, cosa faranno. Ogni tanto in Italia esce qualche bravissimo regista e improvvisamente sembra che si voglia scommettere solo su di loro. E mi sembra comunque sbagliato, perché invece la cosa migliore mi sembra proprio che esista un terreno dove numerosi giovani registi stanno misurandosi con un cinema, quello italiano, che non sempre ha dimostrato di essere particolarmente vivo. E quindi da questo punto cioè, è una cosa mi sembra molto positiva. Quello che mi interessa molto, che mi ha colpito molto dei Fratelli d'Innocenzo, è in qualche modo la scommessa subito molto alta che hanno voluto fare. Hanno esordito con un film, chiamiamolo di genere, una specie di noir poliziesco, una storia di apprendistato, ecco, e che diciamo che mi è sembrata molto interessante, molto bella, ma che in qualche modo era all'interno forse di dei binari abbastanza, tra virgolette, prevedibili. Con questo favolace hanno veramente cambiato completamente qualsiasi previsione. È una storia che già dal titolo si fa fatica a definire, non si riesce bene a capire dove voglia andare. E soprattutto poi vedendolo, gli spettatori lo vedranno fra 20 minuti, si accorgeranno che è veramente un film che non si riesce a classificare. E da questo punto di vista mi sembra una scommessa molto alta, ecco. I ragazzi hanno 32 anni, se non sbaglio, non so se li hanno già compiuti o devono ancora compierli. E però ho letto, per esempio, che questo film l'hanno scritto addirittura prima di La Terra dell'Abbastanza. Mi piacerebbe capire che cosa li aveva spinti a cercare una storia così, una storia molto dura, lo dico senza voler anticipare niente, ma è sicuramente una storia che alla fine, come dire, non ti lascia tranquillo, ti fa pensare su quello che hai visto e ti costringe a confrontarti con quello che hai scritto, che hai visto. Guarda, caro Paolo, il sentimento principale che ci ha mosso a scrivere questa storia era in maniera molto semplice la rabbia. La rabbia per quello che avevamo visto, la rabbia per quello che stavamo vivendo. Non era una rabbia ombelicale, ma era una rabbia che per noi la vedevamo in strada, la vedevamo in giro. È una rabbia che aveva a che fare con in qualche modo il sistema politico e quindi. E di conseguenza con la cultura, con i mass media, con quello che erano diventati in qualche modo gli status quo, i trend, ed erano tutti elementi che per noi erano estremamente tossici. Quindi da noi bambini a noi ragazzi di 19 anni non era cambiato proprio così tanto. Quindi consideravamo ancora quel lacrimone, quella rabbia, e questo è stato il motore determinante che ci ha fatto dire ok, scriviamo questa storia. Poi col tempo abbiamo raggiunto una, suppongo, ma questo lo dirà il pubblico, una lucida nella quale siamo riusciti in qualche modo a poter raccontare questa storia senza sbilanciarci in modo troppo roboante. Quindi ovviamente il film ha due versanti che però spesso si intersecano anche in maniera sorprendente. Quindi il motore era quello. Il piano, come tu giustamente hai ravvisato, Paolo, era quello di fare un primo film più codificato, più semplice, più in qualche modo raccontabile a un produttore che non aveva visto niente di nostro, per poi fare il film più ambizioso, tenerlo per secondo, una volta che anche noi in qualche modo saremmo stati in grado di possedere una grammatica scenografica leggermente più rodata, anche se siamo comunque in realtà solo prima. Però questa rabbia, come dire, che in molti probabilmente hanno,
alla vostra età, e anche non soltanto alla vostra età, finisce per, dire, si esplode in una maniera in qualche modo sorprendente nel film. È una rabbia che non se la prende con la politica, l'istituzione, questo o quello. È una rabbia, mi viene quasi da dire, quasi metafisica, molto concreta nel film, lo vedrete, non voglio anticipare niente, molto concreta, molto precisa, ma anche molto generale, senza un obiettivo preciso che poteva far dire magari allo spettatore, però questa cosa non mi tocca, perché quello che invece uno sta per vedere lo tocca veramente fino in fondo. È una rabbia che affronta, come dire, proprio il centro della nostra umanità, del nostro essere brave o brutte persone, belle o brutte persone. Sì, è giustissimo, ma quello che diceva Fabio credo fosse legato al fatto che tutte queste varie faccende politiche, sociologiche, di ogni tipo e anche di ogni contemporaneità, in realtà hanno attecchito su quello che poi siamo diventati come persone e quindi un certo modo di reprimere, la repressione poi ti porta a diventare arido e ci sono degli esseri, delle creature, in questo caso appunto i bambini, che hanno una recettività diversa rispetto a quello che era il mondo. L'esempio è torna di nuovo su ciò che noi abbiamo visto. Noi da bambini guardavamo il mondo degli adulti e ci sentiamo incredibilmente scollati da quello che sentivamo essere, dal modo di fare e trattare degli adulti. E la nostra unica consolazione era tramite le parole adulte che ci dicono: vedrete che quando crescete capirete. Noi siamo cresciuti e abbiamo capito, in realtà abbiamo capito che avevamo ragione a quell'età, nel senso che, no, che lo sguardo era esattamente quello, era uno sguardo incredibilmente perspicace che rifiutava delle regole, delle rigidità, delle malizie, dei retropensieri che invece covano nel mondo tutto pieno di compromessi e questi bambini appunto vivono questo malessere e se ne fanno tra virgolette anche però attori protagonisti a un certo punto, prendendo decisioni, cose che gli adulti invece non hanno la capacità, il coraggio, la volontà, la forza, la concretezza di fare. L'avete detto voi, come dire, la differenza che passa attraverso il film è quella tra gli adulti e i ragazzi, diciamo gli adolescenti, i ragazzi di 10, 15, 14 anni, cose di questo genere. Una delle cose che di solito si dice nel mondo del cinema è che non bisogna mai fare film con i bambini, soprattutto per due, non dico esordienti, ma quasi, perché i bambini sono difficilissimi da gestire. Sono complicati, rischiano di spingere il film verso la lacrima o verso la risata e cose di questo genere. A voi questa cosa non ha fatto paura, anzi, mi sembra, avendo visto il film e pensandoci dopo, che senza i bambini questo film non sarebbe proprio stato in piedi, non sarebbe neanche esistito. Ecco. Cosa vi ha spinto, cosa vi ha fatto superare queste paure di USAID che i bambini vi portassero il film da un'altra parte? Come avete diretto i bambini? Guarda, la paura non era tanto nostra quanto dei vari produttori che hanno provato a fare questo film. Che ci sono... La storia è molto bella, però peccato perché ci sono i bambini. E noi diciamo, ma i bambini sono il frutto di questa storia, che non la puoi raccontare altrimenti. E noi avevamo un grandissimo entusiasmo per lavorare con i bambini, per noi ci sembrava un'opportunità di crescere, di imparare. E non si smette mai di imparare da un bambino. E questo non è un invito alla paternità o alla maternità, è un invito in qualche modo a chi fa cinema di in qualche modo raccontare ai bambini in modo più realistico. Spesso no, quando vedi un bambino al cinema perché devi appunto, come dicevi giustamente te, strappare il sorriso, metti il bambino un po' grassottello che è simpatico, mezzo ruscio, e dici: ah, così ovviamente così becco qualcuno che fa se fa una risata. Noi non volevamo questo, noi volevamo raccontare i bambini nelle loro contraddizioni, che sono contraddizioni incredibilmente umane, estremamente tenere, estremamente ancorate a un senso di romanticismo che non è stucchevole, ma è concreto. E noi abbiamo scelto di lavorare senza acting coach, che è una pratica molto consueta in Italia, quella di usare l'acting coach, però per noi era un po' come se in qualche modo ci fosse poi un filtro tra noi e i bambini. Noi volevamo parlare con i bambini provando a metterci alla loro altezza.
non è così facile perché i bambini sono atti così, cioè ti sovrastano nella loro meravigliosa capacità di non avere paura delle verità che tutti noi guardiamo, che in qualche modo crescendo cerchiamo di circuire, di nasconderci. Loro questa paura non ce l'hanno. Alcune volte è disarmante, alcune volte è illuminante. Ed è come per noi è stato un onore, un piacere E poi invece ci sono anche gli attori adulti, come dire, Germano ha un ruolo fondamentale nel film e anche, devo dire, straordinario. A Berlino ha preso un premio per l'altro film che interpretava perché immagino non potessero confondere troppe cose, però è sicuro che il vostro film regge molto anche su Germano. Come siete arrivati a Germano? Come avete deciso di scegliere lui come attore e come avete lavorato con lui sul set? E noi abbiamo scritto questo film a 19 anni ed Elio era troppo giovane per farlo all'epoca, quindi non possiamo dire che abbiamo scritto un ruolo personale a lui perché sarebbe una vile menzogna. Chiaramente andando avanti con gli anni, diciamo, ok, anche quest'anno non abbiamo fatto Favolacce, anche quest'anno abbiamo fatto Favolacce, e noi crescevamo, Elio cresceva, e quindi piano piano ci siamo avvicinati lentamente. Sicché quando è stata data la possibilità dalla Pepito di mettere poi attivamente per il film, abbiamo semplicemente chiamato Elio, gli abbiamo detto leggi questo testo. Siamo poi incontrati a Trastevere, ma non siamo neanche dire sì, siamo scelti, era ovvio. Già dal modo in cui ci ha abbracciato avevamo capito che aveva capito esattamente la natura del film, chiaramente non del suo personaggio, perché si parte sempre dalla storia, da ciò che senti che la storia può raccontare e può offrire a te come percorso umano, di Marco Recattoriale. Con Elio, sai, ci sono gli attori, che sono dei poeti e che sono dei prestigiatori, nel senso che 10 secondi prima una cosa non c'è, Elio la prende e accade, la trovi, esiste. E questo non so bene come sia possibile, ma nel film non è, ci sono anche tanti, abbiamo avuto tanti prestigiatori in realtà. Era quasi più un'attività circense, perché più del film prendono con gli attori, sono veramente tutti straordinari. Ma per quanto riguarda Elio, ecco, io credo che lui sia riuscito, accanto a un cast appunto nomi non noti, perché non volevamo fare l'All-Star Game, una cosa comune, purtroppo, insomma, è un po' il male del cinema italiano, riprendere sempre su altri famosi, metterli in no? Varie sarse, cambiando una volta, arriva uno, una volta arriva l'altro. Elio, che conducesse questi attori, al momento non ancora famosi, ma estremamente abili. Ed Elio è stato incredibilmente generoso. Io lo vedevo che parlava tanto con gli altri attori, che li guardava, che diceva io devo fare quel ruolo. E quindi ha reso anche possibile un'interazione che sul set altrimenti rischia di essere un po' a volte gerarchia, quando che l'attore più famoso, ecco, diciamo che si crea un po' un nido che accerchia l'altro ed è un po' complicato, mentre noi eravamo un po' una grande combriccola allegra. E c'erano i bambini che mettono sempre quel buon umore, ruspante e estremamente perspicace, cioè cazzeggiavano, ci ridimensionavano giustamente, no? Vuol dire, ragà, è solo un film, così non è che stiamo a salvare il mondo. Una curiosità che si ha quando, come dire, di fronte uno ha una coppia di registi è come lavorate. Come scrivete, immagino, uno possa immaginare, si può scrivere in due, in tre, in quattro, è molto semplice. Come invece vi muovete su set è più complicato. Come vi muovete nel senso che da una parte la sceneggiatura è già molto precisa, oppure se voi siete uno dei registi a cui piace improvvisare su set, e dall'altra parte invece. Proprio come lavorate voi due, come dire, dirigete una scena per uno, discutete, non discutete, parlate prima, cosa fate? Guarda, noi giriamo un film, l'abbiamo già i due, non c'è un metodo, però giriamo un film come facciamo tutto il resto. Insomma, prima di fare questo intervento qui su Zoom, ci siamo steccati una bottiglia di vino e abbiamo fatto a metà, semplicemente, è stato molto semplice, un bicchiere di me, un bicchiere a Miano, un bicchiere a me, un bicchiere a Miano. Questo è anche il risultato appunto per il quale parlavamo Salute. prima di me. Però, guarda, in realtà è molto semplice perché noi siamo, oltre a essere fratelli, siamo anche gemelli. Noi abbiamo in qualche modo la capacità di comunicare in un modo non verbale che secondo me è molto interessante ed è anche molto veloce. Sai che sul set il tempo è poco,
e deve andare spesso di corsa, ma non deve andare di corsa compromettendo la qualità del lavoro, deve andare di corsa per di, in qualche modo far sì che tutto funzioni. E, quindi noi lavoriamo in questo modo, lavoriamo in maniera simbiotica, nessuno si stecca i ruoli, nessuno è delegato all'attore, l'altro è delegato alla fotografia, non siamo fatti così, noi facciamo tutto un po', di tutto un po'. Infatti se tu venissi sul set non capiresti chi è regista, chi sono i registi, che noi ci confondiamo, sono molto mimetici, ci confondiamo con la scenografia, con il reparto macchina, con gli elettricisti, con gli attori, non siamo là che i cuffi davanti al monitor e diciamo le nostre cose sul megafono. Quindi è tutto molto organico, è il nostro modo di stare al mondo, e che ovviamente non può snaturarsi per quando poi realizzi un film, che deve essere prima di tutto un atto di onestà. E rispetto tra il passaggio dalla sceneggiatura alle riprese, è tutto molto ben preciso quello che siete in sceneggiatura, non volete toccarlo, oppure vi piace lavorare con gli attori, cambiare, improvvisare? Beh, il motivo per la quale almeno io faccio film, ma magari per tanti motivi, tipo per i soldi, è perché si può lavorare con gli attori, che per me è il gioco più bello che hanno mai inventato, è il lavoro con gli attori. E noi in realtà, per questo secondo film, in realtà abbiamo cercato di essere molto fedeli alla sceneggiatura e di far sì che gli attori lentamente, nel corso delle settimane, aderissero nella loro totalità e quindi nelle piene contraddizioni col personaggio, tanto da arrivare a un equilibrio così preciso da potersi permettere di far improvvisare non l'attore, ma il personaggio stesso che gli interpretavano. L'esempio, a un certo punto il bambino protagonista mi venne a chiedere alla quinta settimana di ripresa: ma io come mi devo sedere su questo letto? E io dissi: adesso sei tu quello che devi dire a me, perché adesso il personaggio lo conosci meglio te di noi che l'abbiamo scritto. Quindi c'è tutto, accade quello switch, quel cambio, ed è il momento più bello, perché il testimone passa, ed è bellissimo. Noi amiamo gli attori, noi li consideriamo come il motivo per la quale un racconto può o meno funzionare. Cioè, se gli attori funzionano, il film al 90% funziona. È tutto in mano a loro. Noi dobbiamo cercare di raccontare una storia in maniera semplice, anzi, per me, di raccontarla come la storia ti richiede, che debba essere raccontata senza troppi artifici o manipolazioni. E per il resto, tutto l'onore, se un film viene bene, va all'attore. Tutto, insomma, il contrario, se un film va male, va al regista. E questo è il bello di fare questo mestiere. Giustamente. Kubrick diceva che se uno indovina gli attori ha già l'80% del film fatto, forse aveva un po' di ragione. Poi però che sta all'altro 80%. È vero. Uno dei difetti spesso della critica è quello, quando arriva un nuovo regista, una coppia di nuovi registi come voi, di far subito dei paragoni, di cercare dei maestri, dei padri, degli zii, dei cugini, di capire, diciamo, a che tipo di cinema volete rifarvi. È facile, in modo che così è più facile inquadrarvi. Devo dire che con voi è abbastanza difficile. Qualcuno ci ha tentato, ha provato, hanno fatto qualche nome, Citti, Pasolini, forse Olmi, chi lo sa. Comunque, avete dei maestri, avete qualcuno, come dire, qualche tipo di cinema che vi piace molto, non soltanto per piacere puro, ma a cui in qualche modo ogni tanto guardate, che volete, a cui volete in qualche modo ispirarvi, italiano e non? Guarda, noi cerchiamo sempre di plagiare tantissimo da Fassbinder, ma non ci riusciamo, infatti nessuno riconosce mai questa somiglianza. Un altro autore che amiamo è John Ford, un altro autore che amiamo tantissimo è Takeshi Kitano, italiano amiamo La Follia Rossellini, però io non penso che proprio questi maestri intervengano nei nostri film, perché noi non siamo così abili da mettere in scena quel tipo di messa in scena così alta, nel senso che noi stiamo nel nostro, perché nel nostro in qualche modo non ci abbiamo paragoni. Restando noi, l'unico paragone che uno può fare è quel film precedente. Ma chiaramente, insomma, le influenze sono così tante, il cinema ormai è un secolo e mezzo che esiste, quindi sicuramente tutto è già stato fatto, tutto è già stato visto, però l'importante è anche quando, appunto, l'importante secondo me è non scadere mai nella citazione volontaria. Capita di copiare,
probabilmente, però l'importante è non sapere che hai copiato. Non sai copiato, sicuramente copierai in maniera originale. Questo è quello che verso il film. Ok. Paolo, mi concedi? Certo, mi concedi solo una cosa, perché siccome stavo appunto parlando di modelli, volevo chiedere in maniera invece un po' più frivola, parlando di grandi fratelli nel cinema, nella storia del cinema, volevo sapere a quali fratelli, i fratelli di Vincenzo, in qualche modo si sentono più vicini idealmente, se più ai fratelli Coen oppure ai fratelli Vanzina, oppure forse anche ai fratelli Lumière. Allora io ti dico, i gemelli di serie, sono dei gemelli bravissimi, hanno fatto più bellissimo e tra l'altro stanno per uscire con un secondo film altrettanto bello, quindi ti dico loro. Anche caso abbiamo avuto modo di conoscerli via telefonata qualche giorno fa e sono veramente meritevoli, quindi loro. Io ti dico i fratelli d'Artagnani perché sono dei geni, ci hanno regalato talmente tanti film meravigliosi, ci hanno salvato talmente tante notti, a me da me in quanto cinefil, che io ti dico i fratelli d'Artagnani assolutamente. Ok, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo, Paolo. Anzi, 2 minuti e mezzo. Mi ha incuriosito, adesso si sono dichiarati in quanto cinefil. Noi eravamo, quando eravamo cinefil, noi giovani era una cosa. Cosa vuol dire per loro adesso essere cinefil? Beh, dovrei sapere cosa significa per te essere cinefil, per fare un paragone. Io dico che per me essere cinefil è essere trasversale. E ti dico forse una provocazione, ma per me essere cinefil vuol dire leggere tanta poesia, per esempio. E quindi affrontare anche appunto Marina Svedaiva, Mariangela Gualtieri, Silvia Brea, Sexton, eccetera, eccetera, essere il più possibile liquidi. Perché quello che io sento è che se un regista si limita semplicemente a osservare i film, in qualche modo impigrisce gli altri sensi, che sono comunque sia, è importante che rimangano anche un po' maleducati. Ecco, e quindi per me essere cinefilo è quello, magari a volte non c'ho un film per leggermi, non lo so, un libro di Camus o di Sartre, ma anche lettore più frivole, perché so, sembra che stanno a fare i fenomeni e un po' ci proviamo, ma non ci riusciamo. Quindi per me essere cinefilo è questo. Vai, vabbè, prima di te, che vuol dire essere cinefilo? Per me essere cinefilo vuol dire in qualche modo possedere una passione straordinaria del cinema che trascende dal genere, che trascende dalle codificazioni semplici. Cioè noi la parola cinema d'autore è una parola che a me suona strana, perché non capisco, cioè ogni film c'è un autore, mi pare, un regista. E quindi io amo Jean-Claude Van Damme come amo Claude Chabrol, allo stesso identico modo. Cioè non vedo una differenza tra cinema alto e cinema basso. Il cinema del genere lo amo alla follia. E io spero che Fallaci possa essere un film di tanti generi, che sia una bella Macedonia, ma comunque è un film che si ispira a tantissime cose anche che possono sembrare in contraddizione, da Stephen King a Camus, c'è tantissimo Gianni Rodari, però c'è anche tantissimo di Elio Petri, cioè è tutto trasversale, c'è Ferreri, c'è tantissime cose, quindi per me sono di essere cinefil, essere bulimici di cinema. Giusto. Per noi cinefil voleva dire pensare che il cinema era una finestra aperta sul mondo, per vedere nel cinema, nei film, qualcosa che ti apriva gli occhi sul mondo. Quindi al di là delle scelte, sono per John Ford o per Howard Hawks, sono per Godard o sono per Truffaut, no? Era una cosa un po' che la mia generazione e quelli come me, ma questo chi se ne frega. Abbiamo ancora forse qualche secondo, sì, vorrei soltanto ricordare, come dire, sottolineare ancora la presenza fondamentale dei bambini, poi sono ragazzi, quanti anni hanno? 10 anni, 9 anni, una roba del genere, ecco, che mi sembra una cosa fondamentale. Il cinema italiano usa poco i bambini, se non per fare delle gag stupide, per fare i figli stupidi di genitori ancora più stupidi. Nel vostro film passano attraverso i bambini, come dire, la speranza o la tragedia di questo mondo. E mi sembra una cosa fondamentale del film, forse il valore più grosso e più alto che il film possa avere. Adesso bellissima, direi buona visione.
Bellissime le parole di Paolo, abbiamo cominciato a conoscere meglio i fratelli di Innocenzo, ma ci sono ancora due appuntamenti che volevo ricordarvi. Giovedì 28 maggio abbiamo la Comencini accompagnata da Cristiana Mainardi, che sarà intervistata da Gianni Canova. Venerdì 29 maggio invece abbiamo Lorenzo Mattotti e Antonio Albanese, che presenteranno appunto la famosa invasione degli orsi in Sicilia. Buona visione, grazie a My Movies, grazie a Paolo, grazie ai fratelli, siete belli quanto il vostro film. Ciao! Buona visione. Grazie, ma sarà bugiardo questo, no, grazie. Ciao!